abbiamo visto che Nibali ha attaccato in discesa, forse volevano provare questo attacco, però insomma non lo so, forse farebbe meglio correre dove corrono i migliori, perché dopo andare troppo allo scoperto non è semplice in una corsa com'è il Giro d'Italia. Dopo, non so, saranno magari i direttori sportivi che li consigliano, io non lo so, ma non mi pareva che era l'occasione oggi di rischiare nel bagnato, sono anche caduti dopo, insomma. Comunque ognuno la corsa la fa come vuole, non è che... Ma queste possono essere ingredienti che per il momento non gli danno ancora la possibilità di contendere una maglia rosa, cioè di essere magari nelle prime posizioni, ma non di arrivare al primo posto? Questo lui nelle corse a tappe ha fatto delle belle cose, perché aveva vinto la maglia degli scalatori 2 o 3 anni fa, però da lì a vincere il giro, insomma, ci sta molto in mezzo, ecco. Dovrà fare anche esperienza, speriamo che cresca e che possa prendere il posto di Nibali, perché ormai Nibali può fare delle belle corse, ma è difficile che possa vincere il giro. Ci fa un ricordo del commendator Scibilia. L'ho conosciuto, ho corso 3 anni con la GIS, e mi ricordo quando andavamo giù nel suo ufficio, che era lì, non quella, la fabbrica nuova, quella vecchia lì a Giulianova, che era dentro in questo piccolo ufficio, e sempre fumava. Lui accendeva una sigaretta con l'altra, e io mi dava anche fastidio il fumo, perché non ho mai fumato, ma insomma bisognava... Adesso credo che uno come lui non potrebbe neanche girare per la strada come fumava. Ma però era un grande appassionato, perché l'ha fatta per diversi anni la squadra, prima con altri corridori, poi con me, insomma. E dopo ho un ricordo, quando io avevo smesso di correre e ero andato giù a una festa e c'era anche lui. E lui aveva preso il Pescara Calcio, non so se vi ricordate. Voi che siete di laggiù, ve lo dovete ricordare. E all'inizio era tutto entusiasta di questo calcio: ah, questi del calcio fanno questo, fanno quello, altro che il ciclismo. Però dopo un certo punto voleva dargli al Pescara e nessuno lo voleva più. E